Benvenuti a Che giorno è? Lunedì 6 aprile 2020. Un radioso buongiorno. Oh, scusate. Un radioso buongiorno, ricominciamo da qui. Un radioso buongiorno, scusate, 2 minuti di ritardo, ma abbiamo avuto un piccolo inconveniente tecnico. Come Non sempre. abbiamo messo in conto che certe volte i puntatori del mouse possano sparire. E questo, per questo noi ringraziamo con tanto amore Bill Gates e lo ricorderemo con affetto il giorno in cui. Cominciamo la puntata, dicevo. Stiamo scherzando. Prima di iniziare con tutto, volevo fare tanti, 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 tanti auguri di buon compleanno al mio amico Francesco, che oggi compie gli anni e che ci sta seguendo. E tanti, tanti auguri. E è uno dei miei più grandi amici. Paolo, non ti sento più. Non mi senti più? Ah, sì, ti sento, Sì, che ci sono lì, non mi fa prendere colpi. vedevo che ridevi e non ti sentivo. Tanti auguri Fra e grazie di seguirci e ci vediamo, spero che ci possiamo vedere presto, ti voglio bene. Sì, io per essere chiari, mi riferivo al giorno in cui Bill Gates nasce. Non, cosa avete capito? No, a parte le stupidaggini, io ne approfitto per fare gli auguri a mio babbo. E oggi compie 62 anni, lo saluto con tanto affetto. E Ah, wow, auguri babbo di Paolo. auguri carissimi, caro Corrado Bertolini. Ciao babbo, tantissimi auguri. Iniziamo, un po' raffazzonato Iniziamo. questo inizio, ma d'altronde, signori, è lunedì, succede la qualunque. Allora, oggi è la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Esatto. Esatto, è stata proclamata dall'ONU questa giornata proprio per ricordare l'inaugurazione il 6 di aprile del 1896 dei primi giochi olimpici dell'era moderna che si sono tenuti ad Atene, grazie al contributo di Pierre de Coubertin. Erano stati vietati i giochi olimpici 1500 anni prima dall'imperatore romano Teodosio I. Ma lo sport, oltre che un elemento educativo, ha anche una grandissima importanza nella promozione della pace a livello internazionale. Non a caso, persino gli antichi greci, che spesso guerreggiavano costantemente, interrompevano le ostilità proprio in occasione delle quadriennali olimpiadi. Oggi è San Pietro da Verona, protettore dei domenicani, dei calzolai, dei commercianti di tessuti e dei fabbricanti di birra. Quindi, signori, cin cin, non si beve la mattina. Iniziamo con i nati oggi. Prego, Lilli. Il caffè della mattina non si beve alla mattina. Bene, perfetto. È La Lilli è una grande fantastico. appassionata dello zecchino d'oro. Iniziamo. Sì, molto. Allora, nati oggi. È nato oggi e anche morto oggi. E Raffaello Sanzio, nato nel 1483 e morto nel 1520. Il 6 di aprile. Nasce il 6 di aprile, nato oggi, sì, esatto. E che entrambi i giorni, scusate, entrambi i giorni di data e di morte erano venerdì santo. E oggi inizia la settimana santa e domenica sarà Pasqua. Bene, allora Raffaello nasce a Urbino, è uno dei più grandi pittori e architetti del Rinascimento e era molto legato alla madre, quindi le numerose Madonne col bambino che dipinse significano un grandissimo attaccamento alla madre e dipinse anche gli affreschi della Cappella Sistina, tra cui anche la scuola di Atene. C'è stata una mostra, ci doveva essere una mostra molto importante a Roma che raggruppava tutte le sue opere più importanti dai vari musei del mondo, trasportate a Roma in un unico museo. Però per il coronavirus non c'è potuta essere ed erano 3 anni che la progettavano. Speriamo che si possa vedere al più presto. Raffaello è sepolto nel Pantheon, come ha chiesto lui di fare. Esatto, poi
Abbiamo nel 1934, nasceva oggi Mario Merola, un personaggio tra i più versatili della cultura napoletana, cantante, attore, anche tra l'altro di fiction come Un posto al sole. La sua discografia è impossibile riassumerla in poche parole, vi consigliamo solo di recuperare su YouTube Zappatore, un suo brano facente parte dell'omonimo film di cui egli stesso è protagonista. È un grande contributo. Salutiamo i 10 che si stanno ascoltando. Ciao a tutti, grazie per essere qui con Ciao. noi. E un grande contributo per rendere grande la musica della sua terra è stato anche di essere stato talent scout di artisti quali Gigi D'Alessio, soprattutto Massimo Ranieri, una voce imponente di Sanremo. Un personaggio, tra l'altro, enciclopedico, questo Mario Merola della tradizione napoletana di grande impatto, lo ricordiamo con grande affetto e vi consigliamo appunto di approfondire se siete appassionati di Napoli e della sua tradizione perché è veramente un personaggio fondamentale. Poi Lilli, qui abbiamo l'anno successivo, del 35. Poi nel 1935 abbiamo Fred Bongusto, che è un cantante e compositore italiano e ha composto tantissime musiche, soprattutto per le commedie italiane, tra cui anche quelle di Fantozzi e tante altre. E la sua canzone più famosa è Una rotonda sul mare, che ebbe tantissimo successo, però a livello di vendite, no, nel senso paradossalmente, ebbe un tanto successo. In generale, però, non fu venduta tantissimo. E nel 2020 Fiorello lo ricorda cantando una sua canzone a Sanremo. Esatto. Poi recuperiamo un personaggio che non va lasciato indietro perché era nato il 5 di aprile, ha compiuto ieri 65 anni, Akira Toriyama. Si tratta di uno dei fumettisti più influenti di sempre. Era già reduce dal successo del manga Dr. Slump e Arale quando iniziò a creare il manga di Dragon Ball, uno dei fumetti più influenti di sempre, fu di ispirazione anche per gli altri mangaka, i fumettisti giapponesi appunto. Radiant Good Morning ci arriva, bellissimo. Dunque, gli altri mangaka che appunto sono stati influenzati da Akira Toriyama da Dragon Ball, che hanno creato opere come One Piece e Naruto e tantissimi altri. Cartoni che poi ci hanno accompagnato su Italia 1 al ritorno da scuola. Benché la serie Dragon Ball Super e prima ancora Dragon Ball GT non raggiunsero mai il livello qualitativo del cartone Dragon Ball Z, che ha tenuto incollato un'intera generazione per un numero imbarazzantemente elevato di repliche, Dragon Ball rimane uno dei prodotti che ha dato più popolarità non solo al genere degli Shonen Battle, i fumetti per ragazzi caratterizzati dalle arti marziali, ma all'industria culturale giapponese intera. Perché, e qui chiudo, è innegabile, il Giappone senza brand di successo come Dragon Ball non trasmetterebbe lo stesso fascino, lo stesso carisma che ha oggi in Occidente. Scusate se mi sono dilungato, ma ricordare questo personaggio mi emoziona particolarmente. Poi andiamo avanti. E vuoi parlare di Pascoli, Lilli? Sì, ci sarebbe anche Sì, lo sport. lo riprendo dopo, lo riprendo dopo. Ok, oggi muore nel 1912 Pascoli a Bologna, Giovanni Pascoli, il grande poeta del decadentismo. E la sua poetica era la più importante, quella del fanciullino, cioè che secondo lui i poeti, in particolare i poeti, ma in generale tutti, dovrebbero praticamente vedere la vita con meraviglia come la guarda un bambino, cioè fare come fanno i bambini e meravigliarsi di tutto e rendere le cose più semplici possibile. E lui ha scritto, tra le tante poesie che ha scritto anche una poesia a Romagna, dove menziona l'azzurra vision di San Marino ed è molto carino. È stato molto carino da parte sua, ecco. Lui era di San Mauro, detto Sa dopo è stato ribattezzato San Mauro Pascoli in suo onore. Tra l'altro, io sono stata anche a casa sua, cioè la mia prof mi ha portato a casa sua. E niente, è questo.
Ok, e poi prima di passare a un altro personaggio che ci ha lasciato oggi, ricordo, nato nel 1959 per lo sport Pietro Vierchowod, non l'avrò mai pronunciato bene, chiedo scusa a chiunque si collegasse dall'estero alla nostra pagina, però Pietro Vierchowod, detto lo zar, è stato un calciatore che ha militato in numerose squadre italiane. Suo padre era un soldato ucraino dell'Armata Rossa che è stato prigioniero in Italia e vi rimase dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo decretò per Vierchowod del soprannome lo zar. E Pietro fu un super difensore del Como, militò in numerose squadre italiane, tra cui la Roma, la Juve, il Milan, prima di ritirarsi a 41 anni. Partecipò tra l'altro come giocatore della nazionale italiana di calcio nel 1982 in Spagna, quando gli azzurri vinsero il loro terzo mondiale, sebbene non entrò mai in campo. E dunque, parlerò di un altro personaggio che ci ha lasciato oggi dopo. Vuoi dire l'indovinello di venerdì, intanto, Lilly? Ah, sì, allora, venerdì avevamo scritto questo. Neanche nella peggiore carestia un eschimese mangerebbe un uovo di pinguino, perché? La risposta è: gli eschimesi vivono al Polo Nord, i pinguini al Sud. Molto bene. Esatto, quindi diciamo che c'è un problema logistico, ecco, per cui gli eschimesi potrebbero, e non fatelo, non lo fate, i pinguini non meritano che gli beviate l'uovo assolutamente. L'indovinello di oggi, invece, attenzione, è un po' ambiguo, ve lo dico già, è un po' ambiguo. Cos'è bianco quando è sporco? Non pensate male, è un po' ambiguo, ma nel senso che può essere anche il contrario, ecco. Lo dico perché sennò dopo vi dite, però, ma no, è bianco quando è sporco. Poi può anche essere una cosa completamente opposta, ma lasciatela lì come è una cosa che dico perché sennò domani mi date su. No, cos'è bianco quando è sporco? Prima di passare agli accadde oggi, recupero un personaggio che ci ha lasciato il 5 aprile, oggi è il 6, invece vogliamo ricordarlo assolutamente, Kurt Cobain. Aveva anche lui 27 anni, era il frontman dei Nirvana, che proprio come Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, tantissimi altri artisti che sono scomparsi a 27 anni. Aveva 27 anni, appunto, Kurt Cobain, quando fu trovato morto nella propria casa, in quelli che alcuni tuttora dubitano che fosse effettivamente un suicidio. È stato sicuramente uno degli artisti più importanti per il suo genere musicale, il grunge, un genere di cui realizzò dei pezzi monumentali, Polly, Come As You Are e soprattutto Smells Like Teen Spirit, che non vi riproporrò perché sennò le mie corde vocali defungeranno. Però, Paolo, vuoi ricordare il numero di WhatsApp se ci vogliono scrivere? subito. Comunque, queste canzoni che vi ho detto sono delle pietre miliari della musica. Chiunque ami la musica dovrebbe ascoltare almeno Smells Like Teen Spirit o Polly. Poi vi ripetiamo il nostro numero 331-222-0590 per rispondere al nostro indovinello. Hello, hello, hello. Mi sono lasciato prendere da un commento. Hello, mi sono lasciato prendere. Bene, Scusate, ma è perfetto. troppo emozionante, effettivamente. Ciao Kurt, vuoi iniziare con. Vuoi parlare dell'accadde oggi del 1327, Lilly? Sì, esatto. Allora, ad Avignone nel 1327, sempre di Venerdì Santo, oggi si parla del Venerdì Santo, fuori dalla chiesa di Santa Chiara, Petrarca vede per la prima volta Laura ed è molto interessante questa cosa. Lui racconta del suo amore per Laura nel canzoniere e praticamente nel momento in cui si incontrano. E entrambi vengono trafitti dal dio dell'amore e il fatto che successe il Venerdì Santo è un controsenso per il fatto che Petrarca voleva essere fedele a Dio, invece è innamorato di Laura e non sa scegliere tra le due cose, ecco.
E questo. Ok, poi nel 1814 in Francia abdica Napoleone, che poi è stato esiliato sull'isola d'Elba, ma tornerà poi a reclamare il trono francese l'anno successivo. Ecco, Ecco. poi nel 1862, un anno dopo esatto dall'Unità d'Italia, San Marino adotta la bandiera attuale, che prima era tricolore orizzontale, gialla, bianca e azzurra. Invece attualmente è azzurra e bianca. L'azzurro sta per il cielo, il colore del cielo e del mare, e il bianco sta per il candore delle rocce. E in questo periodo in particolare, in questa situazione di emergenza, molte bandiere sono esposte fuori dai balconi, dai terrazzi di tutti. Assolutamente, di solito le bandiere di San Marino si vedono durante le festività, come ce ne sono state il 25 marzo, 5 febbraio, 1 aprile, e invece adesso Esatto. sono costantemente fuori a ricordare l'orgoglio nazionale. E, diteci anche voi se avete messo fuori il tricolore italiano o la bandiera del vostro paese, se ci seguite da fuori Italia, chi lo sa. E, poi, Ricordiamo poi. sempre che noi trasmettiamo da San Marino. Cioè Radio Web in Volo è un progetto mediatico della cooperativa sociale In Volo di San Marino. Quindi, insomma, è importante. Quando troviamo delle notizie di San Marino, ci fa piacere comunicarvele. Assolutamente. E tra l'altro, dunque, chiedo scusa, una piccola cosa tecnica. Nel 1943 viene pubblicato Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Esatto. Esatto, il piccolo principe è ricordato per la sua atmosfera trasognante, ma anche per i bizzarri disegni in cui l'autore disegnava tipo una boa che ingoia un elefante. E tutti lo guardavano e pensavano fosse un cappello. È molto particolare questa cosa. Esatto, Il Forse. piccolo principe è uno dei racconti che sarebbe molto importante rileggere in questo momento di appunto dove siamo tutti a casa e speriamo in una ripresa della vita normale, perché aiuta praticamente a capire molte cose della vita, soprattutto le cose che diciamo nella vita di tutti i giorni non prendiamo in considerazione, per esempio che l'essenziale è invisibile agli occhi e non si vede bene che con il cuore. E quindi se volete rileggetevelo, e poi c'è anche il film su Netflix. Ah, questo non lo sapevo. Vedete adesso su schermo il disegno, appunto l'elefante che è ingoiato dalla boa, che però vedendolo come lo disegnava Saint-Exupéry, cioè nella parte sopra, sembrava effettivamente a tutti gli effetti un cappello. Bene, torniamo a noi. Salutiamo i 14 che ci stanno seguendo. Esatto. Poi cos'altro? Allora, cos'altro accadde oggi? Ah, sì. Nel 1980 cosa è comparso? Vengono co commercializzati i post-it, quelli che si attaccano per ricordarsi qualcosa di importante, tipo fare la spesa o altre cose, ecco. Esattamente. Poi chiudiamo con le ultime diciamo, curiosità, diciamo così, gli ultimi accadde oggi. Nel 2009 un violento terremoto in Abruzzo Esatto. è stato avvertito in tutto il centro Italia, devastati L'Aquila, buona parte dei paesi vicini, la magnitudo della scossa principale è stata di 5,9 sulla scala Richter, seguita poi da più di 1.000 scosse di assestamento. Il terremoto causò 308 morti, 65.000 sfollati e 1.500 feriti, sono passati 11 anni da allora. Esatto. Scosse, tra l'altro, avvertite anche a Roma con danneggiamento delle terme di Caracalla. E Lili, vuoi leggere l'accadde oggi più antico, diciamo, del 600 d.C.? Qual è? Quello il primo, il 648. Lo leggo io? Sì, la giro tu. Va bene. Volevo aggiungere qualcosa sul terremoto dell'Aquila. Certo. È stata fatta poi successivamente una canzone da molti artisti italiani che si intitola Domani è già qui, sul terremoto, molto, molto toccante, molto carina. E è stata fatta anche una fiction, una serie TV
L'Aquila Grandi Speranze, che racconta quello che è successo in quei giorni lì in particolare, ed è su Rai Play, se volete vederla, L'Aquila Grandi Speranze. Esatto, tra l'altro l'hanno cantata, c'è stata un'operazione molto simile a We Are the World, in cui i cantanti americani cantavano per la fame in Africa, è stata fatta questa operazione dei vari artisti italiani per il terremoto appunto dell'Aquila. Chiudo con quest'ultimo, accadde oggi, gli antichi greci registrano la prima eclissi solare, in questi giorni tra l'altro ci sarà una superluna in questa settimana. Gli antichi greci, tra l'altro, sono stati un popolo fondamentale per la nostra civiltà, in quanto con tutti i limiti delle teorie nate all'epoca, sono stati importanti nell'attuare la ricerca della conoscenza di questi fenomeni astrologici usando la matematica, la filosofia, intesa come ricerca della verità, e la scienza, invece che guardare ai fenomeni naturali come sovrannaturali. Bene. Oddio, 27, raga, 27 persone, 42. 42, com'è Non lo so, ma vi ringraziamo per averci seguito. successo? No, Paolo, aspetta, aspetta, non possiamo 50. smettere adesso, 53, non possiamo assolutamente, è reato smettere adesso. Grazie, raga, di seguirci così tanti, non No, so che cosa ma è infatti noi successo. non smettiamo adesso perché i 55 che ci seguono chiediamo di rispondere all'indovinello di cui vedremo la soluzione domani al 331-222-0590. L'indovinello di oggi è cos'è bianco quando è sporco? Esatto, allora io volevo dire ai 52 che ci stanno seguendo che siete su Che giorno è? Una rubrica che facciamo tutti i giorni da lunedì al venerdì qui su Radio Web in Volo, trasmettiamo da San Marino, ripeto, un progetto mediatico della cooperativa sociale in Volo di San Marino. Ringrazio Maurizio Ceccoli per l'opportunità. Ci trovate tutti i giorni da lunedì al venerdì Alle 10. qui. Alle 10 qui su Radio Web in Volo, contate curiosità e fatti del giorno, e non so come sia possibile che è successo La Lili si questa è cosa. particolarmente emozionata, ma anche io, non è innegabile, vi ringraziamo. Quindi, cos'è bianco quando è sporco? Rispondeteci al 331-222-0590 e qualcuno ci sta addirittura chiamando al nostro Sì, numero. rispondi, rispondi Paolo, rispondi. E adesso lo richiamerò adesso appena finiamo la diretta, ma noi chiudiamo qui. Grazie per Ma averci no, seguito. ma non chiudiamo! Come si fa a chiudere con 50 persone? Come si fa? Come si fa a chiudere con 50 Coraggio. persone? Grazie per averci seguito e a domani così rispondo a chi ci sta chiamando. Grazie, arrivederci.